Nel giorno in cui lo sport è entrato nella Costituzione italiana, Palazzo Chigi, il ministro dello sport Andrea Bodi, ha incontrato gli azzurri con disagio mentale che hanno vinto ben 85 medaglie ai Virtus Global Games. Il ministro però ha voluto sottolineare che la modifica dell'articolo 33 della Costituzione è solo un primo passo, perché da un lato sarà necessario promuovere questa riforma e il contenuto di questa norma e dall'altra dovremo saperla interpretare. Dovremmo saperla attuare, dovremmo saperla nobilitare, perché non basta una norma in Costituzione, che è un passo molto importante, sarà fondamentale farla vivere questa norma. Virtus Global Games, un valore che va oltre l'agonismo. È la più alta espressione dello sport competitivo per ragazzi con disabilità intellettiva, sicuramente perché raggruppa 1000 atleti e dà la possibilità a tutti di esprimersi al più alto livello. Un aiuto importante anche per l'autostima dei ragazzi. Guarda, lo sport mi aiuta sempre a crescere, a arrivare a livelli più superiori e avendo sempre la grinta, facendo del nostro meglio e io sono molto contento di questa specialità che sto facendo. Sport, volano sociale, solo se... Io sono profondamente convinto che lo sport sia un pezzo di politiche pubbliche del paese sul quale investire in maniera seria, avendo una visione, avendo una strategia e un cammino tracciato, e questo forse in Italia ancora fatichiamo ad averlo.